direi che possiamo iniziare. Penso che sia giusto iniziare dal primo dato di questa giornata, cioè da una forte solidarietà nei confronti di Alvise, in primo luogo, che è un nostro fratello, è un attivista che ha condiviso e costruito questo spazio insieme a tutti noi e che lo fa vivere. E una solidarietà forte anche alla sua famiglia e alle famiglie e alle persone che oggi, in questi giorni, stanno facendo i conti con questa operazione. Oltre 40 persone, oltre 40 storie, un sacco di spazi, un sacco di realtà a cui va tutta la nostra solidarietà. Questo per prima cosa fondamentale. Penso che questa sala sia il dato più significativo di questa solidarietà, che non è fatta solo a parole ma è fatta anche di gesti. Il fatto che una conferenza stampa si trasformi in un posto pieno è già il primo significato. Andiamo un po' a capire perché siamo qui. Siamo qui dopo che è partito un dispositivo in questi giorni che non è un dispositivo giudiziario, ma è un dispositivo per colpire una battaglia condivisa come quella contro quest'opera che è la TAV. Arriva questa operazione in un momento storico, in un momento di questo paese in cui la tensione sociale è ovunque, è tastabile e in ogni parte dello stivale si stanno vedendo reazioni molto forti a uno stato di crisi, a una carenza di reddito e di democrazia. Perciò questo per inquadrare politicamente cosa ci troviamo di fronte, perché in tanti siamo qui oggi e perché questa cosa non va affrontata come una questione meramente giudiziaria. È chiaro che questa è una risposta politica al dissenso, un dissenso che non è un dissenso minoritario, un dissenso intorno a una lotta, quella della TAV, che è maggioritario probabilmente in questo paese, a una battaglia che è partita dai territori in oltre 10 anni di lotte di tutte quelle comunità territoriali che si sono alzate per dire no a quest'opera incredibile e che oggi porta a fare i conti con 40 misure, oltre 40 misure cautelari nei confronti di queste persone. Siamo qui oggi, siamo qui in tanti anche per dire una cosa e per autodenunciarci. Noi siamo tutti complici di queste 40 persone. Nei boschi di Ramaz e alla Maddalena di Chiomonte c'eravamo tutti. Eravamo tutti lì e abbiamo visto quello che è successo. Perciò non tentino con questa operazione di dividere tra buoni e cattivi. Noi eravamo tutti lì e tutti abbiamo condiviso insieme alle comunità di quel luogo quello che è successo. Quella battaglia, quella giornata, questa battaglia sono figlie di una volontà che è quella di democrazia. Noi, come tutti quelli che erano lì in quei giorni, stavano combattendo contro un'opera che è dannosa, costosa e soprattutto va contro alla volontà territoriale di chi ci vive in quei luoghi lì. Noi quel giorno lì eravamo lì tutti rispondendo a una chiamata molto forte dei comitati No TAV, dei sindaci e di tutti quelli che hanno mobilitato quella valle e quel pezzo d'Italia, perché quel giorno lì bisognava dire in maniera definitiva no alla TAV e noi eravamo lì per questo. Questo è il contesto in cui si è mossa questa operazione, che chiaramente ha i contorni di un'operazione di polizia politica e che ha anche le forme di questa, le caratteristiche di un'operazione di questo tipo. Oggi ci troviamo con Alvise, qui di fianco, che è stato colpito da una misura come l'obbligo di dimora, di cui adesso entreremo anche nel contesto di quello che è successo, di cosa ci troviamo di fronte. Ci troviamo con Zeno, che è un amico, un fratello, un attivista di Padova, che tuttora è a due palazzi, e questa è una cosa incredibile. Ci troviamo con persone che sono tuttora arrestate, una ragazza addirittura al 7° mese di gravidanza che ieri si è dovuta passare una giornata per dimostrare di essere incinta all'interno delle questure di Torino, per una battaglia che condividiamo. Siamo qui anche per dire che non sicuramente non abbassiamo la testa, non ci fermerà sicuramente un dispositivo di questo genere.
Io direi di entrare anche nel contesto e andare anche a quel pomeriggio e andare a spiegare cosa è successo, perché senza quel punto lì ci manca un pezzo di ragionamento. Direi che passerei la parola a Aldi su questa cosa. Sì, allora la giornata del 3 luglio, io come tanti altri, come i ragazzi del Blitz, ho aderito a quella giornata. E quello che ho visto è stato un attacco indiscriminato da parte delle forze dell'ordine verso i manifestanti. Questo vuol dire lancio di lacrimogeni ad altezza uomo, infatti abbiamo avuto più fratelli feriti, per cui Jacopo di Venezia, che ha avuto una prognosi di 20 giorni per un versamento al fegato. Abbiamo avuto arresti e torture, come per esempio Fabiano, un ragazzo del centro sociale TPO, il quale è stato arrestato durante le cariche e per ora è torturato da polizia e carabinieri. Ecco, io ho visto, vedo un forte nesso tra quei giorni e quello che è successo a me l'altra mattina a casa mia qui a Belluno e a casa Bologna, dove sono state perquisite entrambe le mie abitazioni. Ho trovato una forte mancanza di democrazia il 3 luglio nella valle, dove però ho visto una risposta dignitosa, di rabbia degna da parte di tutta la valle, di parte di tutte quelle persone che volevano quel giorno riportare la democrazia dal basso, dicendo no a un'opera che serve a pochi e ai pochi soliti, che devasta una valle, che spregia quello che è la Val Susa. Adesso ho l'obbligo di dimora qui a Belluno e vedremo come andranno le cose. Dopodiché ci tengo a sottolineare che spero di tornare in Val di Susa, come speravo di andare a fine gennaio all'incontro di Napoli sui beni comuni. Questo mi è stato vietato e mi è stato portato via un pezzo di libertà, libertà che spero, come a tutti gli altri fermati, venga ridata al più presto, perché non è possibile che in Italia chi si batte per la democrazia e per i beni comuni venga castigato in una maniera così, mentre chi tortura e colpisce con manganelli lacrimogeni nascosto dietro un casco, questo tipo di violenza non può più essere tollerato in una società che si definisce civile. Adesso, se avete un minuto di pazienza, entriamo anche nel contesto di quello che stiamo dicendo, perché altrimenti il discorso può essere un po'. Questo è il video di Fabiano, il compagno che viene fermato durante una carica, trascinato via, e in mezzo a questi agenti. Questa è soltanto una parte di quello che ti è successo, la prima parte, dove mentre viene portato via viene preso a calci. Sì, questo anche per far capire un po' la situazione in cui chi era andato lì per rispondere a una chiamata si è trovato di fronte. Tutti noi, tutti quelli che c'erano, le oltre 2-3 mila persone che hanno partecipato a quel pomeriggio, questo qui è la parte che non vedevano. La parte che vedevamo era quella, i sassi, i lacrimogeni in altezza uomo. Tanti di noi hanno l'immagine di Jacopo steso a terra e delle persone che tornavano con la bocca sfasciata dai lacrimogeni. Questa non è purtroppo un'esagerazione, perché il meccanismo è stato dimostrato dalla prognosi e dal risultato delle facce dei nostri amici e dei nostri fratelli che erano lì quel giorno. E in tanti, quello sì, e su questo lo teniamo a dire, abbiamo risposto a un meccanismo di attacco di questa scena penso che basti a spiegare quello che stava succedendo, la dinamica di quel pomeriggio in cui si è usato tutto quello che si poteva usare
contro delle persone che volevano bloccare un cantiere. L'avevano dichiarato da settimane, il fatto che il pomeriggio saremmo arrivati alle reti per tagliarle, non era stato dichiarato la guerra allo Stato, ma era stata dichiarata la volontà di bloccare un cantiere. La risposta che abbiamo ricevuto è stata di dimensioni militari. Questo, ecco, questa è una parte interessante in cui i poliziotti, stufi probabilmente di usare dei gas vietati da tutte le leggi europee che sono il gas CS, hanno iniziato a utilizzare i sassi che trovavano per terra per colpire i manifestanti, perché avevo un po' capito questo meccanismo. Posso chiedere una cosa? Che cosa c'è scritto nel provvedimento che ti riguarda? Cioè, di che cosa sei chiamato a rispondere? Aggressioni e lesioni. E tu cosa dici rispetto a questo? Stiamo a vedere. Adesso ancora non mi sento di dare, di fare dichiarazioni su questa cosa troppo approfondite, perché tra 10 giorni avrò un'udienza con il giudice dove avrò un interrogatorio, e poi essendo un processo comunque gestito dalla Procura di Torino, questa cosa qui è interessata a dare insomma un segnale di fermezza, si parla di meno di un anno per una prima udienza, insomma. Dopodiché, come dicevo prima, se a me verrà date altre forme di restrizione, io pretendo che anche chi ha commesso atti di illegalità coperti da una divisa paghino quello che devono pagare, perché insomma Fabiano è un mio carissimo amico, e quello che ci ha raccontato di quello che ha subito per ore, vi posso dire che essere chiusi dentro uno stanzino e gruppi di 4-5 poliziotti, carabinieri, persone in divisa col passamontagna che entrano dentro e ti orinano addosso, ti sputano sopra, ti prendono a calci e pugni, fino a che non è arrivato un membro della Croce Rossa che ha detto: signori, se questo non lo portiamo via ci lascia le penne. Anche qui non stiamo parlando di aree, quello che questo è Fabiano Bernardino. Il giorno dopo, infatti, lui è stato assolto, era indagato, è stato assolto da tutte le accuse, perché non si potevano permettere di portarlo, mentre gli altri arrestati quel giorno sono stati processati per direttissima, a lui non è stato concesso questa cosa, anzi è stato scagionato da tutte le accuse, perché appunto portare uno così in tribunale sarebbe stato un problemino, insomma. Questo è quanto. Scusa, tu dove eri qui a Berlino o a Bologna quando hai saputo di cosa? Il provvedimento? No, a me sono venuti a casa alle 6 di mattina a Bologna. Sì, anche su questo sì, posso anche aggiungere anche una cosa rispetto all'operazione che riguarda Alvise, e ci abbiamo tenuto insomma iniziare con la solidarietà sia Alvise ma anche alla famiglia, perché quello che risulta anche intollerabile dall'operazione che è stata fatta ieri mattina è che non solo sono entrati in casa ad Alvise a Bologna, ma sono entrati in casa anche qui a Belluno, nonostante sapessero che Alvise non era lì presente e abita per motivi di studio a Bologna. Questo è un atto, secondo noi, gravissimo e che va denunciato. È un atto ovviamente fatto con lo scopo di intimidire Alvise e la sua famiglia, quindi questo lo consideriamo inaccettabile e non devono permettersi più di fare iniziative di questo tipo. E aggiungo anche un'altra cosa che riguarda Alvise, perché Alvise, come ha detto il professor Ugo Mattei oggi, non è un terrorista, bensì è un attivista. È un attivista che in questi anni ha lottato non solo a Bologna ma anche con sacrificio e generosità in questo territorio per difendere il territorio da opere impattanti e speculative come per esempio la Camolino Busche, ha partecipato alle iniziative in difesa dei fiumi e ha partecipato attivamente a tutta la campagna referendaria che è stata fatta la primavera scorsa. Non solo, ma ci teniamo a dire e a dare piena solidarietà e appoggio a Alvise, perché Alvise è parte integrante della nostra comunità che oggi qui
è espressa in tutta la sua complessità, non è solo il Blitz, ma una comunità molto più ampia di beni comuni. Qui ci sono membri dei comitati, c'è il comitato acqua bene comune, c'è il gruppo natura del Lentiai, c'è la FIOM, ci sono altri comitati, vedo anche persone del gruppo coltivare condividendo, insomma ci sono un sacco di persone che hanno deciso di essere qua a portare una solidarietà attiva a questa questione, prego, voglio dire. Non siamo qui da soli. Non siamo qui da soli, questo è importante, perché questo fa vedere anche un'unità di fondo e in un certo senso è anche la nostra forza, è anche la forza e la dignità di questa comunità, che è molto simile alla comunità, altre comunità come quella della Val di Susa. Sono stato contento della reazione, che siamo stati contenti della reazione che ha avuto il comitato Notav, che anche di fronte alle difficoltà di questi giorni ha espresso solidarietà agli arrestati, unità, e è rimasta unita e ha rivendicato i metodi di lotta che sono stati portati avanti in questi anni per bloccare quest'opera. Per cui Alvise e alla sua famiglia diciamo che noi saremo vicini, che Alvise non affronterà questa situazione da solo, ma tutti insieme l'affronteremo, perché questa comunità è unita, è forte e non ha paura. Chi voleva intimidirci con queste operazioni ha sbagliato di grosso, perché ci dà la forza di continuare ad andare avanti, perché sappiamo che siamo dalla parte giusta, cioè dalla parte di chi lotta per i beni comuni, per i diritti, per l'uguaglianza sociale e per la dignità dei territori. Per cui continueremo ad andare avanti senza paura, continueremo insomma a affrontare le sfide che ci sono sia a livello territoriale che a livello nazionale. Detto questo, se c'è qualcuno anche di altri comitati o di altre organizzazioni o singole persone insomma che vogliono dare loro, fare un loro intervento e contribuire insomma alla conferenza stampa. Sì, io sono Benedetto della segreteria della FIOM. La FIOM ha manifestato in diverse occasioni insieme ai centri sociali, ai movimenti, in qualche occasione, in quelle occasioni ho avuto modo di conoscere Alvise. Sicuramente noi abbiamo sempre visto manifestare pacificamente ragazzi, uomini e donne a volto scoperto ed avere negli zainetti al massimo qualche panino, qualche bottiglia d'acqua, non sicuramente bombe carta o molotov eccetera. Nelle occasioni in cui ci sono state violenze gratuite, come purtroppo qualche mese fa è successo a Roma, la FIOM, dal segretario generale all'ultimo delegato, ovviamente ha condannato queste violenze gratuite, perché a parte le considerazioni morali sulla violenza, ovviamente poi certe cose si ripercuotono su di noi. Non mi sembra questo il caso, perché insomma le immagini che abbiamo appena visto mi sembrano eclatanti. La violenza sono state altre a usarle, così come in realtà ad usare veramente la violenza sono tutti coloro che cercano di imporre il modello iperliberista a tutti i livelli, sia sul territorio, sui beni comuni, nelle fabbriche, dove purtroppo abbiamo ampia occasione di vedere questi fenomeni. Niente, molto brevemente, io nel caso specifico non ero in Val di Susa, anche se idealmente c'ero e sono a fianco di queste lotte. Credo che la gente abbia legittimamente il diritto di difendere il proprio territorio, di opporsi a un'opera inutile, costosissima e dall'impatto ambientale devastante. Noi come FIOM ci sentiamo assolutamente di esprimere la nostra solidarietà ad Alvise nel caso specifico e a tutti i movimenti, i centri sociali, e se dovesse essere in atto un processo che è stato accennato di criminalizzazione di interi movimenti, insomma la FIOM sarà al vostro fianco. Grazie. Qualcun altro? Posso chiedere una cosa io? Allora, quello che vede l'opinione pubblica è che spesso durante queste manifestazioni si infiltrano quelli che chiamano i famosi black bloc, di cui poi alla fine però non si sa mai veramente niente, nel senso che spariscono anche dalle cronache, nel senso. Allora voi che magari vi trovate in mezzo a anche queste persone, potete spiegarci qual è il rapporto tra voi, questi due blog, se esistono o non esistono, chi sono? Ma io posso rispondere in merito anche alla giornata del 3 luglio e alle dichiarazioni che anche oggi il comitato Notav continua a fare. Chi
tenta insomma di tenta di strumentalizzare questa battaglia usando questo specchietto della lodole dei Black Bloc, si sbaglia di grosso. Il 3 luglio c'era una valle intera e tantissimi attivisti che da tutta Italia e non solo sono intervenuti per rispondere all'appello del comitato NOTAP, che diceva chiaramente: andiamo a bloccare il cantiere. Credo e in quella giornata una comunità intera ha deciso di andare con metodi condivisi a bloccare quel cantiere. Per cui siamo sereni, chi tenta questi meccanismi di dividere tra buoni e cattivi o tra pratiche lecite o pratiche non lecite, credo che la risposta migliore sia quella che sia stata data dal comitato NOTAP, e cioè stiamo uniti, andiamo avanti e rivendichiamo tutto quello che è successo perché è stato condiviso, e lì non c'è veramente una comunità intera che sta lottando. Per cui queste strumentalizzazioni rispetto a questa giornata non si possono. Strumentalizzazioni da parte di chi immagina i Black Bloc o da parte dei Black Bloc che erano? Allora, il 3 luglio non c'erano Black Bloc, c'erano veramente movimenti e attivisti. Oppure lo eravamo tutti. Oppure lo eravamo tutti, ecco. L'immagine... Arcobaleno Bloc. L'immagine che abbiamo noi, e ce l'abbiamo ben chiara, di chi c'era, di tutti quelli che c'erano quel giorno lì, è che la modalità in cui si è svolta quella giornata e la sensazione che c'era in quei boschi, in quelle strade e sotto quelle autostrade, era che quella modalità era ampiamente condivisa. La partecipazione di migliaia di persone esclude totalmente questo discorso dell'infiltrato, della provocazione, che sono assolutamente fuori dallo svolgimento di quella giornata, in cui c'è stata una reazione forte, e questo lo sappiamo, lo riconosciamo e lo rivendichiamo, a un attacco rispetto a una manifestazione e a una modalità che era condivisa. Per noi non c'è un metodo buono, il metodo buono è quello condiviso. Quel giorno lì ci siamo trovati insieme a tanti altri a condividere un pomeriggio che volevamo di democrazia e che si è trasformato di difesa della democrazia. Questo per noi è l'unica risposta sensata a questa tiritera sui Black Bloc rispetto alla battaglia della